Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo. Ormai siamo di casa qui al BB Albergo La Manna, è la casa naturale di Polifemo per questa stagione 2016-2017. Quindi ringraziamo, poi la presenteremo, la padrona di casa, la dottoressa Irene La Manna. Una puntata dedicata al comune di Taranto, alle problematiche, al ruolo di Taranto e quindi l'importanza, la funzione che svolge il comune, svolge o non sappiamo, ai fini dello sviluppo della comunità, della nostra comunità ionica. Andiamo subito a salutare gli ospiti, partendo ovviamente dalla padrona di casa, Irene La Manna, che presidente dell'associazione Taranto Turismo, nonché delegata provinciale dell'associazione nazionale Bed and Breakfast e Affittacamere Italia. Lei rappresenta uno spaccato in questa analisi di Taranto, parla come imprenditrice, parla come esponente dell'associazionismo e quindi vedremo cosa è un bisticcio di parole perché questo cosa preannuncia un qualcos'altro che vi presenterò. Con qualcun altro che vi presenterò e quindi parlerà ovviamente delle aspettative che appunto un'imprenditrice, una rappresentante della società civile nutre, si aspetta dall'amministrazione comunale. E ho nominato, è stato un lapsus freudiano, Cosa, abbiamo un Cosa con la C maiuscola, il dottor Francesco Cosa, assessore del Comune di Taranto alle politiche del lavoro e allo sport. Grazie. Buonasera. Buonasera. Che bello avere queste persone che io non mi aspettavo mai di riavere con me. Beh, devo dare atto all'opera di mediazione preziosa della padrona di casa Irene La Manna. È stata da... Doveroso. Da messaggero, no? Ha portato il ramo d'ulivo. E parlando di ulivo, una volta esisteva l'ulivo, ora c'è, non so ancora fino a quando, il PD, scherzo naturalmente, il dottor Tommy Lucarella, altro gradito ritorno, segretario cittadino di Taranto del Partito Democratico. E dulcis in fundo, last but not least, il dottor Antonino, o Antonio, all'anagrafe Antonino, Antonio, detto Antonio, Toni Cannone, lui è consigliere comunale per i conservatori e riformisti. Buonasera. Quindi dicevo, un gradito ritorno, perché tutti sapete che ci sono stati dei momenti poco piacevoli tra me e il PD, o meglio, tra me e l'onorevole Michele Pelillo. Io però scindo i rapporti che ci possono essere negativi e le vicende giudiziarie che si possono avere con una persona dal resto ovviamente del partito. Poi, col PD ci sono dei punti in cui possiamo convergere, possiamo divergere, ma questa è la bellezza della democrazia. Io non parteggio per nessuno, sono un giornalista schierato, sì, ma dalla parte dei cittadini. Questo è il mio unico partito, la difesa del cittadino e dell'ambiente. E penso che dovrebbe essere l'imperativo comune a tutti quanti. E allora, da dove cominciare? Ma mi piacerebbe capire, iniziamo da Tommy Lucarella. Uno dice perché partire da Tommy Lucarella? Perché il PD è il partito di maggioranza relativa, ha un peso fondamentale, diciamocelo apertamente. Se il PD si stancasse di Stefano, staccherebbe la spina, ma non lo fa. Forse perché ci sono due assessori, Lonucce e Di Gregorio, che vogliono mantenere la poltrona, non sono attaccati e non se ne vogliono andare, scherzo naturalmente, ma mica tanto. Lucarella, molti maligni dicono, ma se l'amministrazione Stefano ha delle problematiche, talvolta viene criticata, e poi voi vi ripresenterete alle prossime elezioni e diranno, ma voi l'avete tenuto in piedi fino alla fine, l'avete tenuto in piedi fino alla fine questa amministrazione. Cosa, con la C minuscola, vi lega, vi unisce ancora? Ovviamente a questa maggioranza targata Stefano. Ci sono stati anche dei punti di divergenza, però diciamo qual è il punto di maggiore quali sono i punti di maggiore affinità e quali gli obiettivi programmatici per i quali voi avete deciso di continuare questa esperienza in maggioranza.
Buonasera prima di tutto. Quali sono i punti di affinità? Noi abbiamo iniziato 4 anni fa, il governo insieme all'amministrazione Stefano, con i due assessori di cui tu hai nominato prima, e quindi abbiamo intrapreso questo percorso qui. Io vorrei dire, vedi, in tutte le amministrazioni comunali, in tutte le amministrazioni, penso provinciali, regionali, ma anche a livello governativo, ci sono molti alti e molti bassi. Ci sono i punti di convergenza, punti con cui possiamo condividere e non condividere il percorso. Chiaro che di queste cose qua, come tutti sanno, come tu ben sai, ma come gli astanti pure, in ogni consesso ci sono dei punti che vengono condivisi, ma vengono anche condivisi all'interno, diciamo, non delle segrete stanze. Cioè vengono condivisi i percorsi, vengono condivise le linee, chiaramente ci sono degli scontri all'interno e all'esterno dei movimenti e dei partiti. Ci sono tanti scontri all'interno del PD, poi ne parleremo. Poi ne parleremo con piacere. Tanto piacere. Non abbiamo nulla da... A me fa piacere. Sì, ne parliamo appunto con piacere, perché chiaramente è giusto che la gente deve sapere, lo apprende, io dico, dai giornali. Meglio chiarire. Chiariamo dei piccoli punti che giustamente tu legittimamente mi farai rilevare, certo, da cui io avrò il piacere di rispondere. Come dicevo, vedi, siamo arrivati ai 4 anni e mezzo, si può dire, dell'amministrazione Stefano. Molti ci hanno detto, anche nell'ultimo periodo, anche a me lo dicono, ma perché non staccate la spina, ma perché non togliete, appunto, non mandate via a casa, come si suol dire, Stefano. Io pongo un problema di merito, ma anche di sostanza pure alla fine. Cioè, io vorrei rispondere a tutti coloro che dicono staccate oggi la spina, però vorrei fare una domanda al contrario. Perché staccare oggi la spina? Spalluto l'ha staccata. Chiedo scusa. Staccare la spina significa far cadere l'amministrazione comunale e mandare tutti a casa. Staccare la spina e rimanere lì legittimamente per il proprio ruolo che si esercita, è nella maggioranza, è nella minoranza, è in una situazione ibrida, va bene lo stesso. Ma oggi stiamo a 4 anni e mezzo, quasi 6 mesi di distanza delle future elezioni comunali. Io penso che in questo momento qui abbiamo tutti, ad iniziare dal centrodestra, a finire all'estrema della sinistra, passando per gli ambientalisti, con o senza il Partito Democratico all'interno di una coalizione di centrosinistra, tutti coloro, insomma, che si stanno preparando. Oggi vale la pena, dico io, far arrivare in questo momento qui. Però sa cosa? Non vedo entusiasmo. Cioè, uno dice appoggio la maggioranza perché ci credo. Invece dalle parole di Lucarelli sembra appoggio la maggioranza piuttosto che avere il commissario. Guarda, non dico che io non ci credo nell'amministrazione. Come uno dice, questa è mia moglie, me la devo tenere, mica mi posso separare. Guarda, il matrimonio è un contratto, come si può dire, e nei contratti si può scendere con il patrimonio. E anche in caso politico. E anche in caso politico lo si può fare. Non c'è, diciamo, un fatto che siamo così... Se c'è questa voce che è molto flebile, che c'è, lo devo accettare. No, c'è una conduzione che è stata fatta. Io ti pongo una domanda. Ah, bene, invertiamo i ruoli, sì. Sì, mi devi scusare. Prego, un piacere. Io potrei pure non volere bene a Stefano. Potrei pure avere un rapporto diretto, indiretto, di simpatia e di antipatia. Vabbè, quello è. E con Stefano questo c'è stato. Cioè, ci sono anche dei momenti anche dialettici duri, anche lo ricordo a Polizia, ma tanti momenti. Ve le siete sempre democraticamente, uno scontro duro, però civile, sempre dialettico, politico. È rimasto, diciamo, un rapporto, come tu hai detto sempre, sereno, democratico, mai nulla di personale. No, quello mai, perché è una persona gradevolissima. Io ho criticato molte volte Stefano politicamente, come persona è un galantuomo. Su questo non si può, tutto si può però, dire politicamente, dico, però come persona è ineccepibile. Ci possono essere in ogni amministrazione comunale, stiamo a consuntivo di una certa cosa. Ci sono stati sicuramente degli alti, ci sono stati dei bassi. Però questa è un'amministrazione comunale, mi sono fatto anche io, molte volte me lo sono chiesto anche io, Luigi, guarda, che sfortunatamente, o fortunatamente per alcuni, ma sfortunatamente, io penso, è passata da tanti scogli duri.
Ora, al di là delle deficienze sono rimasti che certamente ci sono state e che non sono state per volere personale da parte degli assessori del governo che ci ha governato in questa città, certamente c'è stata forse qualche superficialità in qualche settore. Per me sono mancate in questa amministrazione delle grosse personalità di rilievo che potevano imprimere una svolta. Non c'è stata, diciamo, uno può dire, ma non c'è stata la vision futura della città, non c'è stato questo. Va bene, possiamo mettere tutto in conto, però guardate, io penso che tutti quanti noi quattro che stiamo qui, e poi ci sono anche i tuoi collaboratori, questa è un'amministrazione strana, che è passata, stranamente, dal dissesto, poi è arrivata la questione dell'Ilva, poi è arrivato tutto quello che ne concerne con l'Ilva, il lavoro che mancava, tutto quello che è successo. E sentite. Vedete, non è facile, a casa però, del signor, dell'amico, e ora lo sentiamo, Toni Cannone, e dire oggi tu stai a casa tua e non hai soldi. Ok. E ci sono, okay. Come dobbiamo Toni Cannone, nell'immaginario collettivo, ma mica tanto, si ha l'idea che questa maggioranza ormai si tiri un po' a campare. Dice oramai siamo a fine consigliatura, portiamo avanti. Forse secondo me sono mancate figure effettivamente personalità forti che potessero imprimere una svolta, no, a questa città, pur con tutte le disgrazie, le sventure, il posto di sesto, la questione Ilva. Qualcuno ha detto, forse potrà sembrare una bestemmia, ma forse l'amministrazione Di Bello, con tutte le disgrazie che ha combinato, perché le dobbiamo dire, aveva una visione di città, una visione, esisteva un progetto tardo, che ora sembra non esserci. Il suo pensiero. Sì, allora io credo che molte volte quando sento parlare esponenti della maggioranza, in particolare esponenti del PD, mi chiedo se loro hanno ben compreso quello che è successo a Taranto. Cioè, quando Tommy Lucarelli che parla del dissesto e dice non avevamo soldi, non avevate neanche debiti, alla gente bisogna dirlo, che il sindaco, quando entra dopo un dissesto, è senza debiti, ma è senza crediti. Nasce da zero. È un miliardo di euro. Quindi quello che succede... Il sindaco, se non lo sai, forse ti dovresti informare. Il sindaco, quando entra a gestire una città dopo il dissesto, entra senza debiti e senza crediti. Incomincia da zero. Tutto il resto, difatti, non avete fatto niente. Hai parlato, fammi vedere. Facciamo completare Cannone, poi lei ha tutte le repliche. Oggi noi dobbiamo sapere, e questa è una storia che va avanti da 10 anni, ma prima di accedere a governare la città, mica lo avete appreso subito dopo eletti, lo sapevate che c'era questo fatto, e siete arrivati come gli angeli purificatori, lo dico molte volte, e molte volte molti di voi, non tutti, devo dire la verità, ma molti di voi hanno perso le ali strada facendo, vi siete schiantati al suolo. Perché dico questo? Perché voi avete dimenticato quello che il PD in particolare ha tolto alla città di Taranto. E voglio ricordare quello che il PD nazionale ha tolto alla città di Taranto, e non avete opposto nessuna protesta, tranne rare indignazioni in consiglio comunale. Detto questo, voglio ricordare, il sindaco nasce 10 anni fa e noi abbiamo avuto 10 anni di assoluto silenzio in questa città. Oggi noi giriamo per la città. Vorrei ricordarvi, tranne in alcune rare occasioni di assessori che veramente hanno dato lustro, hanno lavorato, lustro è un po' una parola esagerata, hanno lavorato veramente. Ma noi vogliamo ricordare, certo, io l'ho detto, alcuni assessori, non ho nominato. Io voglio ricordare i primi tempi in cui abbiamo avuto assessori della seconda legislatura Stefano che non avevano il tempo di spolverare il telefono e la scrivania, che erano sostituiti assessori a tempo. Ve lo ricordate che abbiamo avuto gli assessori a tempo?
Ora ditemi voi, quanti rimpasti ha dovuto fare per calmare le ire del PD prima, del Realtà Italia dopo, dell'UDC, del Nuovo Centrodestra, di Area Popolare adesso? L'ultimo rimpasto a 7-8 mesi dalla conclusione di una legislatura, ditemi voi in che cosa si può concretizzare. Ditemi voi se un Di Gregorio, che ben stava lavorando nel suo settore, si stava impegnando con risultati più o meno. Cosa significa 8 mesi? Lasciamo fare, uno si impegna nelle cose, poi riesce o non riesce, un altro discorso. Che mi significa? Sto prendendo questo ad esempio, no? Che significa 8 mesi toglierlo e inserirlo in un assessorato importantissimo, vitale, di cui parliamo tutti i giorni, come quello dell'ambiente? Allora, il PD a Taranto ha scippato numerosissime cose. Se vogliamo lo elenchiamo, Tommy, le elenchiamo tutte. Ha scippato il corso di laurea beni culturali, ha scippato la sovrintendenza, ha scippato la direzione della motorizzazione civile, ha scippato la direzione della Banca d'Italia, ha scippato, è fallita durante questa amministrazione la centrale del latte. Voglio dire, i componenti del Partito Democratico, oltre a indignarsi di fronte a queste cose, quali azioni hanno posto in essere verso il proprio partito? Vogliamo parlare di Tempa Rossa? Vogliamo parlare di Tempa Rossa per dire come il PD col segretario nazionale Renzi ha fatto quello che ha fatto, nonostante il PD a Taranto e tutta la maggioranza avesse detto esattamente il contrario? Okay. No, finisco. Finisco. Allora, io dicevo qualche tempo fa in Consiglio Comunale, dicevo, le azioni eclatanti dei componenti del PD che stanno togliendo qualcosa alla nostra terra, non lo stanno togliendo a Reggio Emilia o in Lombardia. Quale azioni il PD ha messo in atto per dire adesso a Taranto ragioniamo diversamente? Perché è vero che noi apparteniamo al PD. È facile oggi dire non stacchiamo la spina, ma è normale non staccare la spina a 6 mesi dalla mi sembra normale. Dulcis, in fondo sentirò Irene Lamanna, perché chiaramente voglio prima che coloro i quali hanno un ruolo amministrativo, diciamo, di maggioranza, di opposizione, un ruolo politico come Lucarelli, dicano la loro. Francesco Cosa, quando Stefano è nato politicamente, e parliamo del giugno 2007, la prima elezione, io lo dico apertamente perché sono un giornalista libero e le cose come le penso le dico, io ho votato Ipazio Stefano nel 2007 e nel 2012 non l'ho votato. È nato ovviamente Stefano come partito con una ventata di novità, con una voglia di voler cambiare effettivamente Taranto. Partivo ovviamente da un background di assoluto valore professionale, di stima, però cammin facendo tutto quell'entusiasmo, quella spinta propulsiva, soprattutto a partire dalla seconda consigliatura, per varie vicende si è smorzata. Questa è anche stata l'analisi di Alfredo Spalluto. Cosa è successo? Cioè, perché si è percepita un'idea di amministrazione poco incisiva, poco attiva, rassegnata? Allora, innanzitutto diciamo che abbiamo in questi 9 anni e qualche mese amministrato una delle città più complesse d'Italia. Cominciamo col dire... col fare un'analisi di carattere generale, con una città che ha subito il più enorme dissesto che la storia d'Italia abbia consegnato ai suoi amministratori, e quindi ci siamo insediati nel lontano 2007 in un contesto molto difficile, dove non solo mancava, diciamo, proprio la materia principale, quella economica, quindi che permetteva anche di fare scelte a livello, voglio dire, di servizi da rendere ai cittadini. Nella seconda legislatura ci siamo ritrovati nel pieno della più grande crisi italiana a livello industriale, con 12.000 lavoratori in piazza, con un conflitto tra la magistratura
il governo, quindi tra i poteri dello Stato, e quindi gli enti locali che hanno dei compiti ben diversi, che sono soprattutto quelli della gestione locale, delle materie di competenza dell'amministrazione comunale, si sono trovati nei problemi più gravi che forse l'Italia ha subito in questi anni. E se non partiamo da questo presupposto, è ovvio che però tutto c'è semplice. Stata un'instabilità, assessori che saltavano a tempo, sostituiti. Ora arriviamo, cioè, ora fa capire arriviamo che c'era un malessere, una per sofferenza mi riguarda, amministrativa per interna. Quanto mi riguarda, il sindaco Stefano è stato la garanzia della legalità nell'amministrazione di Taranto, tant'è vero che è stato l'unico sindaco che per 10 anni, per 2 legislature, è riuscito a governare la città. Quindi, al di là della percezione, devo dire che portare a termine 2 legislature in questo contesto storico locale e storico nazionale è stata la cosa più difficile che nessuno si aspettava, perché noi siamo passati da una spregiudicatezza amministrativa con la quale amministravano gli amministratori di centrodestra, dove non esistevano atti, non esistevano impegni di spesa, non esistevano delibere, ad un'amministrazione però controllata dalla Corte dei non Conti. Non parliamo sempre di... No, io parlo, arrivo anche ad ora, arrivo anche agli 850 milioni che ha stanziato il governo Renzi. Che abbiamo avuto una stagione estiva povera. Sicuramente. E come si fa a far crescere il turismo con una stagione povera? Sicuramente, anche con una stagione povera di eventi culturali, abbiamo, e sono inconfutabili i dati, sono inconfutabili, sì. Abbiamo avuto dei dati a livello se però cosa io non raccolgo, dico la domenica per risparmiare, non svuotiamo i cassonetti, non l'AMIO non lavora. Non è proprio così, il turista si siede e si siede a tavolino con i cassonetti traboccanti. Allora, di rifiuti, la scelta come di, si promuove il territorio? La scelta di mettere in campo questa azione della domenica riviene da dei dati statistici che l'amministrazione Stefano ha rilevato, e cioè che la maggior parte degli uomini che erano di servizio, praticamente sistematicamente il sabato e la domenica erano in malattia, e quindi abbiamo provato anche a moralizzare l'azienda partecipata, perché con una corretta raccolta di rifiuti solidi che poteva avvenire nella giornata del sabato, sicuramente non avremmo avuto ovviamente gli incidenti di percorso che abbiamo avuto, che sono durati soltanto 2 weekend. Ma dopodiché siamo entrati io denuncio i furbetti di turno, denuncio i medici, gli eventuali medici compiacenti che eventualmente si prestano, no, a questi giochetti nel rilasciare certificati medici. Però io dico, la domenica la pulizia va fatta, perché una città che, nonostante l'Ilva, vuole comunque dire la sua in ambito turistico, non può trovarsi sommersa dei rifiuti. È un biglietto da visita penoso. Ma è capitato, capisci? Soltanto 2 domeniche, dottor Abbate, dopodiché abbiamo immediatamente posto rimedio, e devo dire, a conferma di tutto ciò, a conferma del grande fermento culturale che c'è nella nostra città, a conferma di tutte le azioni messe in campo dall'amministrazione comunale, ma anche dai tanti soggetti che ormai vivono il territorio con grande con grande amore per il rilancio, quest'anno la città di Taranto ha fatto registrare il maggior numero di turisti. Voglio dire, sicuramente non sarà stato casuale. Per merito dell'amministrazione. Solo i demeriti. E come avete promosso il territorio? Te lo dico subito. L'abbiamo promosso innanzitutto rivalutando tutti gli ipogei della città vecchia, che prima erano sepolti per mano vostra, prima cosa. Mettendo il Museo Martà, inserendo il Museo Martà in un circuito nazionale, grazie a questa amministrazione e grazie al sostegno dell'assessore del Partito Democratico Franceschini. Museo Martà, che ha avuto un successo enorme, con il Castello Aragonese. Beh, la galleria della Marina, no, è anche merito nostro, perché l'amministrazione comunale in tutti questi anni ha finanziato le borse anche. E noi, io non sottraggo i meriti, certamente la Marina Militare è un'istituzione, ma l'amministrazione comunale ha anche, voglio dire,
finanziato le borse di studio per gli scavi archeologici, così come il Palazzo Pantaleo, ormai è un palazzo che si presta a tutti i più svariati eventi culturali, così come il Salone degli Specchi, dove addirittura cioè, non ci sono più posti perché quasi ogni sabato e domenica è diventato proprio un contenitore culturale. Quindi sicuramente ci sono delle pecche che rivengono cosa, da una posso gestione fare una importante battuta? Ma se ad agosto c'è un bel sole a Taranto è anche merito dell'amministrazione comunale? No, non ho detto questo, ho detto le cose oggettive. Vabbè. Ora vedo Irene Lamanna che freme, vedo il dottor Cannone perplesso, per ora ci sono gli obblighi pubblici. Al rientro dobbiamo sentire Irene Lamanna, perché ovviamente è un operatore del settore, chi meglio di lei può dire, può valutare l'operato di questa amministrazione. Sentivo parlare di rimpasto, io senza andare nei grandi temi della politica, mi è venuto un po' di fame, guardate la disponibilità e la signorilità del B&B Albergo Lamanna che ci ha approntato, ha messo a disposizione questi calici con degli appetitosi e gustosi stuzzichini. Casa Lamanna non è Casa Vianello. E quindi voglio dire, ringraziamo questa, perché poi noi possiamo anche sfotterci, tra virgolette, politicamente, però ovviamente il rapporto umano è la cosa più importante. Siamo tutte persone impegnate. Anche perché siamo persone per bene pubblica, e i problemi ci sono. Pubblicità. Rieccoci. Non in studio, ma nel B&B Albergo Lamanna, sito a San Vito, via San Vito 15, che ospita le puntate. 10, pardon. Via San Vito 10. Nei pressi della chiesa di San Vito. E, Irene Lamanna. Allora, abbiamo ascoltato queste valutazioni, l'impegno dell'amministrazione che a dire di cosa avrebbe fatto crescere il territorio, ho sentito anche il Castello Aragonese, io per il Castello Aragonese sento solo di dire grazie all'ammiraglio Ricci e alla Marina Militare, il resto magari sì, ci può essere stata una collaborazione, però il merito. E allora Irene Lamanna, la stagione estiva si è conclusa, però un'amministrazione ha un ruolo per la crescita del territorio, lei come imprenditrice, lei come operatrice del turismo, cosa si sente di dire a questa amministrazione? Allora io intanto dico che non è una nota di merito sottolineare che la nostra struttura è nei pressi della chiesa di San Vito e poi spieghiamo il perché. E in secondo luogo ringrazio tutti i presenti e ringrazio in particolare Francesco Cosa, con il quale tutti sappiamo nel corso della nostra vita sociopolitica abbiamo avuto diversi scontri, però o confronti. Però ovviamente è bastata una telefonata per invitarlo, ovviamente tu alla tua trasmissione, ma io doverosamente come alla fine a casa mia, casa. Perché ovviamente essendoci stati questi confronti anche un po' forti, era doveroso anche da parte mia aprire l'invito, quindi nulla togliendo agli altri presenti. Però stasera non ha portato il gufo Irene Lamanna. Perché io aspetto Di Gregorio per mettere il gufo. Io ho invitato Di Gregorio, l'ho visto molto ma molto perplesso. No, ringrazio, ha declinato l'invito. Aspetto Lucio Lonucci, vice sindaco e assessore dei lavori pubblici. E che ho anche invitato lui personalmente, quindi, però non mi ha neanche risposto. Benissimo. Questo è una nota positiva ovviamente a favore di Francesco, però, che ha dimostrato di essere una persona super partita. Se Irene Lamanna è disponibile, visto che l'ONUCE ha tanti impegni, e augurandoci che i risultati, ma non sembra così, siano pari all'impegno profuso, qualunque ora del giorno o della notte siamo disponibili a invitarlo a Polifilm, siccome è sempre impegnato. L'ho detto, senti, Lucio, stabiliscici tu, giorno, luogo, ora, e ti aspettiamo. E noi saremo felici di accogliere. Ci sarà l'onoce ai posteri, l'ardua sentenza. Prego. Bene, quindi fatti questi doverosi ringraziamenti, in merito alla
gestione dell'amministrazione, purtroppo devo dire che nell'ambito turistico non abbiamo fatto proprio boom, o meglio, il boom dell'incoming turistico c'è stato, ma ovviamente non è proprio dovuto alle attrattive del nostro territorio, ma è dovuto intanto al lavoro costante e crescente che c'è stato da parte degli imprenditori del territorio, soprattutto delle strutture extra alberghiere, ma ovviamente anche di quelle alberghiere, che si sono promosse a livello nazionale e internazionale utilizzando tutti i mezzi pubblicitari possibili e immaginabili. Indubbiamente questo ha fatto nell'arco di 13 anni, cioè è iniziato la strada del cammino in salita dell'attività turistica della nostra provincia. Già devo purtroppo dare atto, nonostante si parli sempre di dissesto, dal sindaco Di Bello, quindi di lì è iniziata la salita, poi ovviamente sospesa per i fatti noti, della crescita turistica del nostro territorio, con l'inizio di tantissime attività sia in Città Vecchia sia nel territorio a livello proprio infrastrutturale. E questo è quello che chiaramente è successo nel corso della storia. C'è stato un momento in cui ci siamo fermati, ma ora siamo di nuovo in risalita. E quindi dicevamo, grazie alle strutture ricettive che sono cresciute sul territorio, abbiamo avuto la possibilità di far crescere il turismo, e questo è cosa tra l'altro favorevole anche per questo nuovo evento che sta arrivando a Taranto, che insieme all'assessore Cosa stiamo cercando di dare un'ospitalità di marketing e di comunicazione al nostro territorio stesso. Quindi la Spartan Race, un evento che porterà circa 10.000 persone, voglio dire, Taranto potrà ospitarle probabilmente non tutte 10.000, ma comunque avrà la possibilità di ospitarne diverse. Quindi la crescita dell'imprenditoria in ambito turistico, che ribadiamo è nata sin dai tempi della Di Bello, anzi addirittura da prima che fosse sindaco, da quando era assessore regionale al turismo, quindi è stata una crescita. Il turismo non cresce da un giorno all'altro, quindi non possiamo dire grazie agli ultimi, ma dobbiamo andare a vedere da dove è nato il progetto della crescita turistica. Indubbiamente ognuno ha tentato di fare il proprio nella crescita del territorio, tutte le giunte che si sono susseguite hanno tentato di dare un proprio contributo, chi di più, chi di meno, e ecco, ovviamente stiamo creando questo territorio. La crescita, l'impatto turistico si misura innanzitutto con quella parola magica che si chiama vivibilità urbana. E devo dire che quanto a vivibilità urbana, purtroppo centro e periferie possono tristemente darsi la mano quanto a degrado. C'è un degrado strutturale nel centro di Taranto che si abbina purtroppo ai tonfi commerciali, tantissime aziende, tantissimi negozi storici chiudono i battenti. E se da un lato il borgo si trova in questa situazione, le periferie ovviamente altrettanto. Magari si potrebbe dire, potremmo comprendere delle periferie più sofferenti rispetto al borgo, ma vedere il borgo in quella medesima condizione vuol dire che le cose non vanno proprio bene. Luigi, io purtroppo su questo aspetto ti devo contraddire, non perché io voglia spezzare una lancia in favore dell'attuale amministrazione, né men che meno del governo, per carità, anzi ricordiamoci di votare no il 4 dicembre, la morte di tantissime imprese e attività commerciali. Però il referendum non è sul governo. No, infatti il mio era uno spot pubblicitario. Vabbè, è una sua opinione. Ma l'ha personalizzato Renzi, però. Hai capito? Lascia perdere, queste sono cose vecchie. Il mio è stato uno spot. Vabbè, è stata una sua opinione.
poi faremo anche dei dibattiti, men che meno con il governo, e votiamo no. Poi organizzeremo, c'è un'idea confusa, ecco, organizzeremo dei dibattiti. No, anzi, è andata proprio a occhio, lascia perdere. Ecco, noi organizzeremo dei dibattiti, non lascio per fronte del sì, fronte del dai, ti prego. Allora, proprio voi non dovete parlare. Perché non devo parlare? E poi ti dico perché dobbiamo parlare. Poi ti dico perché dobbiamo parlare. Intanto a me non parlare non lo dici, no, perché io sono di fitto. No, io sono di fitto che dal primo istante abbiamo detto no. Sì, dal primo istante. Vabbè. Quindi proprio ma a me proprio no. Italia, no, ma io facevo sempre parte della corrente fitto che si è battuto per il no. Abbiamo tolto la parola alla dottoressa. Facciamo completare. Cosa farà? Dirà sì o dirà no? No, ma adesso stiamo dialogando. Deve decidere. Ho già deciso, anzi. Poi fra un po' scopriremo le carte. Cosa farete da grandi, tra virgolette, politicamente? Cosa? Diciamo che questa volta il peperoncino ho messo un po' troppo. Completiamo. Quindi devo dire che spezzo una lancia in favore dell'amministrazione. Chi lo doveva dire? La crisi commerciale, territoriale e nazionale non è certamente dovuta a negligenza o a cattiva amministrazione. Purtroppo ci sono, se qualcuno ha studiato decenni di economia, sa che ci sono delle curve temporali di economia in cui determinati mercati commerciali ed economici cadono e se ne sviluppano altri. Quindi okay, è chiaro che serve ad ogni partito politico, quindi che sia di destra o di sinistra, serve cogliere questo momento per poter cavalcare la propria onda, però studiamo anche l'economia. Cosa farà il PD? Intanto, Lucarella, parliamo della situazione interna al PD. A livello nazionale, Renzi da una parte e Bersani e gli altri, gli anti-Renzi dall'altra, ma il discorso nazionale non ci interessa più di tanto. A livello locale c'è una situazione particolarmente agitata. Un Michele Emiliano che ha preso delle posizioni anti-Renzi che ovviamente anche hanno il riverbero su Taranto. E una segreteria provinciale che ora c'ha un coordinatore, un reggente, no? Che è Costanzo, un comitato di reggenza, sembra nella fase post bellica, e in cui c'è Costanzo Carrieri. Ecco. Però io mi pongo una domanda, no? Se c'è stato alle ultime comunali, quelle del maggio, un'ecatombe per il PD, un PD che non riesce a prendere ad arrivare neanche a un ballottaggio, l'unico che ha pagato è stato, non è che abbiamo avuto anche degli scontri feroci con Walter Musillo, ma l'unico che ha pagato è Musillo. Allora io dico, se tutta una segreteria ha fallito, perché bene o male quella segreteria, seppur con ruoli diversi, rivisitati, rimane e il buon Musillo scompare, cioè viene fatto fuori? Mi domando, se effettivamente una segreteria ha fallito, e qui ha fallito innanzitutto Pelillo, politicamente parlando, perché ovviamente c'era una chiara impronta di Pelillo, come mai praticamente si è cambiato tutto, si è finto di cambiare qualcosa, perché poi, anzi tutto, ma in realtà poi all'atto pratico le cose sono ritornate nello status quo, come erano prima. Cioè, alla fine, o uno dice, vabbè, signori, per un motivo o per un altro, è andata male. Il PD alle comunali ha preso una batosta, a tal punto che subito è stato di fatto commissariato, è intervenuto il segretario regionale La Carra, e però poi alla fine, gira e volta, come dire, il presepe è fatto sempre dagli stessi pupazzi, in senso metaforico. Chiaro. Per quanto riguarda la segreteria, il comitato di reggenza provinciale che è nato è sorto subito dopo le dimissioni di Walter Musillo. Inizialmente, come tu hai detto, c'è stato un primo momento in cui il segretario regionale aveva commissariato il
la segreteria provinciale. Poi non si sapeva se era legittimo o meno il commissariamento. Quindi alla fine poi si sono incasinati, incartati nel mese di giugno c'è stata questa cosa qua, ma nel mese di giugno poi c'è stata una direzione regionale in cui si è passati da un commissariamento al fatto che Walter Musillo si dimetteva. Io vorrei stendere una mano positiva nei confronti del lavoro che ha fatto Walter Musillo in tutti questi anni che è stato segretario, diciamo io cittadino e lui provinciale. Chiaramente come in tutte le squadre, tu sei un, diciamo, un veterano, come in tutte le squadre di calcio, no? Quando la squadra a un certo punto la squadra perde una serie di partite, lo abbiamo visto in questi giorni con Papagni, povero alla Papagni, alla fine lo meritava. Non ha pagato, guarda caso, Prosperi, che è stato promosso allenatore, ma ha pagato direttamente Papagni. La squadra non viene mandata a casa, ma ha pagato Papagni. Nessuno paga sempre alla fine l'allenatore, nonostante sia stato Musillo, io dico, una persona che dal punto di vista umano e politico ha tentato di mettere dove è stato possibile tutte le toppe per poter riunire un centrosinistra. Talvolta all'interno delle amministrazioni comunali dei comuni della provincia sono sorte anche delle diversità di opinioni all'interno dello stesso partito, all'interno della stessa coalizione. Se tu noti il comune di Statte, abbiamo avuto due candidati sindaci della stessa coalizione dello stesso partito, ma così anche pure si può dire a Grottaglie, ma così anche a fino a San Giorgio a c'era San il Giorgio. Candidato del PD, però Pentassuglia saliva sul palco e faceva campagna elettorale per un anno. Diciamo, c'è stata questa diversità di opinioni che poi ci hanno portato a quello che ha portato. Però Lucarella, mi perdoni, secondo me, facendo un'analisi, qui non voglio assolutamente così strumentalizzare la mia vicenda giudiziaria con Pelillo, però politicamente c'è stata una sconfitta pesante, pesantissima di un PD che, diciamo, seguiva quasi pedissequamente la linea politica di Pelillo. È stata certamente infelice quell'uscita di Pelillo a pochi giorni dal voto di dire in Consiglio Comunale, quando si parlava di sanità, l'Ilva non inquina più. Cioè, secondo me, certe posizioni troppo appiattite sulla linea di Pelillo, che pure era il leader del PD ionico, possono aver creato queste situazioni. Infatti, vorrei dire, non voglio spezzare lancia a favore di qualcuno, perché ognuno si sa difendere per propria mano e per propria bocca. Io penso che dobbiamo ricondurre molte volte i temi all'interno della massima serenità e della massima democrazia all'interno di una città che ci sta vedendo molte volte contrapposti, molte volte soltanto per antipatie o simpatie. E così come, e prima ci scherzavamo, e ovviamente mi auguro che resti sempre così, il rapporto con Irene rispetto alla questione del referendum, vedi, ci sono le simpatie e le antipatie su Renzi, molte volte dici il referendum è contro Renzi o a favore di Renzi. Il referendum è un qualche cosa di costituzionale che va oltre, secondo me, la figura del soggetto Renzi in quanto tale, o a favore o contro. Così anche pure vorrei dire, rispetto alla questione, il Partito Democratico è un partito molto grande, è un partito che è arrivato fino a prendere qualche anno fa il 40% dei consensi elettorali. Nella città di Taranto, così come a livello nazionale, esistono una serie di diversità di persone che conducono il partito per propria linea. Nella città ovviamente un peso rappresentativo è rappresentato dall'onorevole Pelillo, ma questo non significa che l'onorevole Ludovico Vico o Pentassuglia o una maggioranza sono, diciamo, un maggior peso. C'è un peso politico determinante, diciamo, di un'area che un indirizzo targato Pelillo. Ma c'era. Dire che c'era, ma se mi posso consentire, sì. Questa, tra virgolette, presenza di un'area rispetto ad un'altra, tutt'oggi c'è. Certamente ci si ravvede su alcune questioni, si fa una valutazione sugli errori, come è giusto che sia, su altre questioni, e si tenta di correggere il percorso per arrivare in futuro ad un futuro migliore. Vorrei dire, guarda, rispetto alla tua, hai parlato in maniera legittima da parte tua, rispetto alla questione Renzi Emiliano. Non, la diversità secondo di veduta me, la situazione lacera il PD. La diversità di veduta di queste lacera due persone qua lacera certamente lacera chiedo tanti. Scusa, la diversità di veduta non ha portato Renzi a togliere gli 800 più milioni o i 100 più milioni o i 10 più milioni alla città di Taranto solo perché era in controtendenza con il governatore della Puglia. E devo dire dall'altra parte
che il governatore della Puglia, Michele Vigliano, non ha tolto gli occhi dalla città di Taranto nel momento in cui il governatore nazionale è diverso da lui per una impostazione di pensiero. E devo dare anche ancora atto di più, che Michele Emiliano proprio sabato è venuto nella sede del Partito Democratico e ha tentato di spiegare determinate ragioni rispetto... Lì è stato tutto un... ci ho parlato io personalmente con Emiliano dopo l'incontro e Emiliano ha detto: signori, io sono andato a una parte, non sapevo manco dove andavo perché non mi hanno detto che era un'assemblea provinciale, pensavo che fosse un incontro così. Cioè c'è un... No, non c'è... Lui ha detto questo. E ha detto questo, appunto. Non voglio appunto dire che... Lui dice: io non sapevo che era un'assemblea. Sapeva bene, perché noi abbiamo concordato, io personalmente, che ho tenuto i rapporti, come li tengo un po' con tutti quanti, poi i rapporti politici, ho concordato con lui e con la sua segreteria. Forse ha capito male. Con la sua segreteria, ti devo dire che non gli ha riferito bene. L'incontro era nella sede del Partito Democratico. Chiaramente lui è venuto e ha esposto le sue ragioni. Guarda caso, devo dargli atto che non è stato mezz'ora. È stato dagli ore 10:30 perché è arrivato con un'ora. Sta sempre a Taranto Emiliano? Sì, sarà stato anche poi lunedì, ieri. Ed è stato fino alle 3:30 del pomeriggio. Mantenere Emiliano senza mangiare fino alle 3:30 è un po'. Anche perché è bello. Io guardo te, insomma, guardo lui, è la stessa cosa. Cioè. Povera, vede, Irene Lamanno. Ma è la colpa di Irene. La colpa di Irene. Come c'è la colpa di Alfredo, a Spalluto quando era assessore ai lavori pubblici, è colpa di Lucio. Sì. Se io ingrasso è colpa di Irene. Però se adesso dirò a Irene, guarda, dirò a Lucio e a Enzo Di Gregorio: andate da Irene perché si sta bene, si tratta bene con la... E poi metteremo tutti i gufi. No, facciamo il... Chi viene a casa mia sa bene che sono amante di quelle cose, per cui è quindi, peccato dire questa cosa. Irene, però scusami, dovevi mettere. Io l'ho subita la cosa, e in maniera ironica, cioè, però Irene, ti dico una cosa. Quanto a gufi c'è chi ti batte. E questo è un rebus? No, te lo dico anche. Cioè, lo studio legale di Gina Lupo, assessore alla pubblica istruzione, alla cultura e consigliere di parità della provincia di Taranto, c'ha almeno una ventina di gufi. Ma io sono arrivata a quelle cifre. Ormai mi arrivano da tutti. Faremo una gufata, una gufata comune, pubblicità. Rieccoci, terza parte di Polifemo. Intanto c'ho tra le mani delle carte scottanti, fra un po' ne parleremo. Dirigenti che ispezionano, corrono, perlustrano tutta la città in pochi minuti per vedere se effettivamente quelli delle pulizie fanno il loro dovere. Ma ne parleremo tra un po'. Cannone, allora, è balenata proprio questa mattina una voce, cioè, ma a questo punto, visto che nel centrodestra la situazione è un po' magmatica, perché è chiaramente un cantiere tutto in costruzione, tutto in divenire, il Chiarelli, il gruppo di conservatori e riformisti, anzi meglio Fitto, ha proposto, ha lanciato l'idea, dice: se non si dovesse trovarne una quadra migliore, si potrebbe come dire, mutuare a Taranto l'esperienza di Brindisi, ossia la lista dei conservatori e riformisti supportata da altre liste civiche. Se vogliamo, un po' antesignana è stata l'esperienza di Crispiano, se vogliamo. Ora, Cannone, ma parlando di questo centrodestra, quali sono le difficoltà oggettive? Perché da un lato c'è Forza Italia e quindi la spaccatura con Fitto e con i conservatori e riformisti. C'è poi Cito che dice di volersi candidare, secondo me alla fine candiderà il figlio. Insomma, questo centrodestra, secondo me, finora proprio nulla ha fatto per ricostruirsi. Beh, insomma, io, questa è una valutazione che per riunirsi. Questa è una valutazione che stai facendo tu, perché evidentemente non sai quello che noi evidentemente andiamo facendo per Taranto e provincia. Però io mi devi consentire di fare un piccolo passo indietro, poi arriviamo, anche perché è inerente a questo discorso rispetto al centrodestra.
Intanto voglio dire, mi dispiace che Francesco abbia usato quelle frasi del governo della Di Bello in cui non c'erano le delibere, così faceva senza delibere. È una responsabilità che ti prenderai rispetto a queste affermazioni che hai fatto, perché mi sembra veramente pericoloso azzardarsi su questa ipotesi di lavoro dell'amministrazione Di Bello. Vabbè, ti prenderai le responsabilità. Noi non abbiamo mai avuto dalla Corte dei Conti nessun appunto su quelli che sono stati i nostri conti, mai, cosa che invece non è avvenuto con la vostra amministrazione. E comunque, ripeto, l'hai detto tu, quindi ti prenderai le responsabilità. Dice che c'è una rispetto a questo della OSL organizzata. Lo facciamo, vediamo, noi appunti del MEF e della Corte dei Conti, noi della MEF e della Corte dei Conti non abbiamo mai avuto appunti, voi li avete avuti ripetuti. Ancora non li giustificate. Voi non l'avete giustificato ancora non li avete giustificati. Il dissesto che in altre città ben più grosse di queste è stato evitato, voi pur di vincere le elezioni, sì. Qualcuno all'epoca, mi ricordo, che ha insistito a che quando il povero Blonda venne, che disse il dissesto noi dobbiamo parlare, nel giro di un mese ha cambiato parere, chissà che cosa era successo. Però voglio dire, e vorrei anche ricordare, perché poi Blonda ha avuto il premio come commissario della Camera di Commercio. Perché esattamente, guarda caso, perché voglio dire, qualcuno deve pur ricordare sempre che questa amministrazione è fatta di grossi pezzi di quell'amministrazione Di Bello. Ogni tanto qualcuno se ne dimentica, fa finta che non esiste, fa finta che scende da Marte. Ricordiamo, abbiamo i pezzi, grossi pezzi. Beh, voglio dire, sono sotto gli occhi di tutti, ci sono un sacco di consiglieri comunali della maggioranza che avevano fatto parte dell'amministrazione Di Bello. L'assessore Guttagliere, per esempio. Guttagliere, ma c'è stato il presidente del Consiglio, c'è stato Michele De Martino, ce ne sono stati tanti. Addirittura ricordo che una lista di appoggio a Stefano fu portata da un ex assessore dell'amministrazione Di Bello, che fu la Clara Funicello. Ma questo, voglio dire, è bene che qualcuno ogni tanto lo ricordi, che all'epoca si indignavano e additavano di quello che era successo a quell'amministrazione. Fatto sta che poi, appena attraversato il Gange, si sono purificati e sono diventati tutte persone del bene. Lo sono sempre stati. Però diciamo, si sono voluti. Però all'epoca ecco, gli si indicava come malfattori, poi evidentemente non erano più così. Io per fare un attimino il passo indietro, la promozione del territorio, quando si parla di promozione è che si dice fuori dalla propria terra, guardate che noi abbiamo qui questo. Abbiamo questo e quest'altro ancora. Quello significa la promozione. Esempi reali. Ed è una promozione che parte oggi per avere i suoi risultati fra 6, 7, 8, 10 anni. Come fece all'epoca il grande Salento con la Poli Bortone? Vorrei ricordarvi questo fatto. Come accade detto con questo, Linea Blu, che riprende questo, quasi ogni settimana questo, tanto. Dopo nove anni. Beh, quello è merito di Madre finalmente, Natura. No, finalmente qualcosa è arrivato. Va bene. Merito va di bene. Azione. Vabbè, andiamo un attimino al centrodestra, la situazione del centrodestra. Sì, andiamo un attimo al centrodestra. Allora, per ritornare al centrodestra, noi stiamo valutando una serie di ipotesi per poter cercare di riunire il centrodestra, cose che evidentemente se ne parla a tutti i livelli, se ne parla a livello regionale, se ne parla a livello provinciale, se ne parla a livello cittadino. È chiaro che noi che abbiamo preso e avuto la disponibilità di qualche candidato sindaco a fare il candidato sindaco del centrodestra, la prima cosa che un candidato sindaco, quando si va a chiedere di essere disponibile, ti chiede chi siamo. Se noi non stringiamo queste alleanze con tutti, evidentemente questo non lo possiamo fare. Ci sono un sacco di cose in ballo, ci sono un sacco di ordini, perché Francesco è assessore, quindi non partecipa più alle commissioni, e la stessa cosa per Tommy. Non sapete quante commissioni vengono fatte dall'ordine degli ingegneri, dagli architetti, dei commercianti, che vengono a lamentarsi di questa amministrazione, ed è evidente che fra le loro file ci può essere qualcuno bravo che possa essere disponibile a troncare completamente la propria, come dire, il cordone ombelicale con questa amministrazione. Questo lo si fa perché noi dobbiamo cercare di essere credibili con le persone. Non possiamo prendere una persona così tanto per e dire fai il candidato nostro e cercare di riuscire. È
per tornare un attimino ancora indietro, Tommy, il no sul governo lo ha detto Renzi, lo ha personalizzato Renzi, non l'abbiamo personalizzato noi, è Renzi che ha dichiarato se vince il no mi dimetto. Più personalizzazione di questo, cosa doveva dire? Ma secondo me non ma cosa doveva dire? Scusa, secondo te che fa? Ma cosa doveva dire? A me non mi interessa cosa fa Renzi. Così come non mi interessa quello che fa il PD. Il problema è che tu lo devi dire. E io lo devo dire cosa fa Renzi, che sono la mente di Renzi. Come faccio a dire? No, lo stai facendo tu. Che hai detto una volta che succede, tu stai facendo una cattiva figura, perché tu la personalizzazione sul no, tu poco fa hai corretto la dottoressa dicendo non è un voto sul governo, e io ti sto rispondendo a questa cosa. Io ti sto rispondendo a questa cosa. Comunale non con il governo e voto no. E voto no. C'è l'amministrazione comunale. No, hai detto non c'entra il governo. Il no non è sul governo, non c'entra niente quello che stai dicendo. Che c'entra il no con il governo? E te l'ho appena finito di dire. Se non riesci a intuire, se non riesci a intuire, se non è un problema mio. Se non lo intuisci, non è un problema mio. Scusami, Cannu, te lo spiego. No, no, non me lo spiegare, non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere. Io sto rispondendo. No, non sto facendo nessun professore. Io sto rispondendo a una tua affermazione. Il capo del governo, rispondendo a una tua affermazione. Tommy, sto rispondendo a una tua affermazione. Quella che il no non era quello del governo. E basta, punto. Però non ti devi mettere sul. Non devi entrare nel merito di un'affermazione della dottoressa. Non devi entrare. Io non voglio sapere. Problema mio, e del tattivo non mi vende più di sei tu che hai fatto un'affermazione su quello che c'entrava il no con il governo, io ti ho risposto e non hai capito l'ironia. No, sei tu che non l'hai capito, evidentemente. Io capisco bene, io capisco bene, guarda, capisco bene. Non l'hai capito, scusate, evidentemente non capisci tu quello che sto dicendo. È difficile, capisco che è difficile, però non è difficile. Se ti sforzi un po', signori, poco poco, mi dica tanto, poco poco. Tu non sai quello che ha fatto. Signori, mi aiutate, se no devo chiamare i bodyguard. Scusa, poi, nulla di personale, ma ci mancherebbe. Però lo abbiamo detto prima, perché i tempi poi non riusciamo più a ricucire. L'abbiamo detto prima. Francesco Cossa, cosa farai da grande politicamente? Nel senso che l'esperienza Stefano non potrà più ricandidarsi, essendo al secondo mandato. Sembra che Stefano voglia comunque lasciare un segno di questi 10 anni attraverso la creazione di una lista civica, di una lista che mantengano quei fermenti, quanto seminato in questi 10 anni. Ma questa eventuale lista cosa farà? Starà nel centro-sinistra? Andrà col PD? Se ne andrà da sola? Perché vedete, stiamo avendo vari nomi di candidati. Allora, una candidatura è sicura. Franco Sebastio, l'ex procuratore capo, sarà candidato con una lista civica e quasi sicuramente con, diciamo, quella sinistra che non si riconosce nel PD e quant'altro. Poi emerge forte il nome di Bitetti, se non si dovesse arrivare a un accordo col PD, secondo me Bitetti scenderà da solo e allargherà al resto, ad altre forze politiche, al resto della società civile. E poi vedremo cosa succederà nel PD, chissà, si parla di Lonoce, Azzaro, Lonoce vuole tanto delle primarie, convinto di poter vincerle. Se lui è convinto, buon per lui, auguri, suerte si dice in Spagna. E in tutto questo marasma, questa lista civica, questo stefanismo, come si collocherà a Cossa? E lei cosa farà? Perché secondo me Cossa sta preparando qualcosina noi siamo di trasversale.
Noi stiamo, non tanto di sinistra. Noi stiamo lavorando sui valori sui quali nasciamo, che sono il rinnovo della classe dirigente, la solidità della politica e quindi l'abbattimento dei benefici, cose che noi non abbiamo mai avuto e abbiamo continuato a praticare. Non è che diventa Grillino? No. Anzi, i Grillini noi li abbiamo anticipati. Il candidato sindaco dei Grillini, loro mi smentiranno, ma lo dico da ora, l'ingegner Bartolomeo Lucarelli. Ve lo garantisco io, ci scommettiamo qualunque cosa. Rinuncio a fare il conduttore di Polifemo per sempre se Bartolo Lucarelli non sarà il candidato dei Grillini, dei 5 Stelle, che avranno al loro interno i liberi e pensanti. Prego? No, poi vorrei capire però se i liberi e pensanti restano un movimento, un'associazione, o evidentemente assumono una veste, una figura, una coloritura politica, dal momento che la maggior parte di essi, molti di essi, sono iscritti nei 5 Stelle, cosa legittima e per carità lecita, però voglio capire. Allora, lei cosa quindi farà? Costruiremo, continueremo nel nostro percorso in questa lista civica che già è a buon punto, abbiamo sinistra? Tanti candidati, sicuramente ci affiancheremo ad altre liste civiche, vedremo, staremo a guardare ciò che propone il primo partito, che rimane comunque il PD, al di là, voglio dire, delle contraddizioni. Sicuramente fareste le primarie col PD? Sicuramente, perché no? Sicuramente prima devono risolvere, come dicevi tu, i problemi a casa loro. Noi cercheremo, l'ambizione è quella di offrire alla città la squadra migliore per governare le sfide che ci attendono, perché secondo me dobbiamo un po' anche svestirci dalle casacche dei partiti, perché purtroppo stanno producendo soltanto un grandissimo malcontento. A noi, alla città di Taranto, spetta un decennio molto importante, sono in cantiere forse le sfide più importanti davvero per rilanciare la nostra città. Già qualcosa di tangibile sta avvenendo, quindi l'ambizione è quella di mettere la migliore classe dirigente a governare questa città. Laddove ci sarà la possibilità anche di costruire qualcosa di trasversale sulle persone, però, sulle competenze, sulle professionalità, sicuramente la lista SDS non si tirerà indietro. Però dribbla come il mio quadrato sulla fascia destra della Juve. Lo sai perché gli imprenditori... Ora chiederemo a Irene Laman, perché chissà che Irene Laman non faccia... Scusa. No, sai perché loro non potrebbero non votarci? Chiunque sia, io dico Irene perché rappresenta una categoria. Perché penso che noi tre, grazie anche a te, voglio dire, nel senso... Però se mi non fa... non bello. Però se la politica mi fa arrabbiare, sì, no, mi candido. Chiedo scusa, no, grazie a te. Ve lo dico, nel senso... ora non ho intenzione di farlo e non lo farò. Non però, nel senso negativo. Se mi continuano a buttarmi a terra come è successo... No, infatti, speriamo di no. Io vengo con i bodyguard. Allora, senti, io penso che tu hai fatto una domanda, mi devi scusare. Sì. E noi abbiamo risposto, forse involontariamente, non su una cosa che interessa la gente e gli imprenditori. Cioè noi non abbiamo offerto nelle domande e nelle risposte che abbiamo dato. Parlo abbiamo per te, Tobi. No, chiedo scusa, Tu hai risposto. Mi chiedo scusa. Ma infatti, ha ragione. Che abbiamo risposto male. No. Abbiamo risposto bene rispetto a un argomento, però forse dobbiamo parlare più che altro di programmi, di che cosa intendiamo di questa città. Ma i programmi alla fine... Sì, ma non può essere, Tommy, sono tutti uguali, no? I problemi grossi, ambiente, occupazione, sviluppo economico, cultura... Che noi dobbiamo andare nei tavoli giusti a parlare prima di tutto tra di noi di che cosa intendiamo fare, e poi si arriverà, chiunque sia, ha detto anche Toni, chiunque sia, si arriverà alla consumazione in atto. Irene Lamanna, io la vedrei bene come candidato sindaco del centrodestra, ma chissà che succede. Cosa farà Irene Lamanna? No, non credo che farà, non scenderà in campo, però ecco. Di questi nomi, di queste voci, e soprattutto quale dovrebbe essere il profilo di un sindaco che sia tale? Cosa si aspetta? Perché poi alla fine uno può dire anche, ora al di là della battuta che io ho fatto, uno può dire vabbè, però io ho cercato, ho sperato, alla fine se non mi sento rappresentato potrei anche decidere, no? E così fanno tutti, tutti si cambiano, pure Renna vuole fare il sindaco. E perché lo dice a me? Perché era il suo collega. Era nel... E poi evidentemente ha fatto altre scelte. Vabbè. Che non sono le mie, chiaramente. Certamente, ci mancherebbe.
Beh, cosa ha detto l'assessore? Cosa ha detto una parola? Una cosa magica, ovvero dirigenti. Dunque, quello che manca nel nostro territorio è un sindaco. Nel XXI secolo non parlerei più di sindaco come persona, come amministratore di condominio, perché diciamo che... Né come presidente di circoscrizione. Né come presidente di circoscrizione, ma colui il quale sappia scegliere bene i propri dirigenti e la propria rete di assessori, formatori, eccetera, per poter il management. Per poter organizzare bene la propria destinazione, ovvero il proprio territorio, che diventi a tutti gli effetti una destinazione di successo, non solo dal punto di vista turistico, ma in tutti quei settori e ambiti che vanno a definire la politica. Per quello che riguarda il settore turistico, o comunque dell'economia in generale, sarebbe importante affidare la programmazione di un territorio per ogni settore a degli esperti. Ora, nulla togliendo agli assessori, però l'assessore deve andare a sfrugliare quell'incipit che induca il manager, quindi il sindaco, a scegliere una formazione, come nel calcio, che sappia ben organizzare il territorio. Cioè, l'assessore è la figura politica, ma l'assessore chiaramente non può avere conoscenze in materia specifica che deve sia avere il settore turistico piuttosto che quello ambientale o altro. Deve avere un gruppo di lavoro tra dirigenti e impiegati, che abbia, ma anche come consulenze esterne, che abbia le conoscenze tecniche per poter sviluppare quel settore aziendale, diciamo, parlando in maniera... Poi si crea anche però molte volte un conflitto, tra i dirigenti e gli amministratori. Sappiamo bene che se un amministratore, se un dirigente ti vuole, tra virgolette, rompere le scatole, vuole dare fastidio, te lo dà, ti blocca la macchina amministrativa e si crea una conflittualità. Purtroppo la Bassanini ha avuto un'enorme colpa di dare dei poteri smisurati ai dirigenti. Io vedo in alcuni enti quasi quasi gli assessori, gli amministratori che dicono: chissà se quell'atto il dirigente me lo firma. Ma chi è il dirigente? Il padre eterno in terra? Perché purtroppo si formano quelle sorte di antipatie e simpatie che purtroppo non fanno crescere il territorio. Ora, indubbiamente, anche, faccio un esempio, anche Matera avrà i suoi conflitti all'interno della politica, però ha dato esempio di saper dare la gestione della crescita territoriale a degli esperti e non ai propri assessori, che non per colpa loro, ma nella vita hanno studiato per fare altro, e quindi chiaramente più che assorbire o dare... Secondo me ci vuole anche un sindaco capace, ma anche decisionista, nel senso che certe posizioni anche nei confronti dei dirigenti vanno prese in maniera civile, democratica, sindacalmente corretta, però l'autorevolezza ci vuole. E ci vuole contro la legge no. Chi ha detto contro la legge? Ho parlato di autorevolezza nel rispetto della legge. Nel senso che per quanto tu possa essere autorevole nei confronti di un dirigente, se la legge gli consente al dirigente di porsi in una determinata condizione, però poi c'è anche la scelta. Puoi anche fermare. Sì, però poi c'è anche una scelta del dirigente. Quello è un altro discorso ancora. Lì sta nella capacità poi comunicativa del manager di saper gestire la propria squadra in maniera efficiente, che tutti siano efficienti rispetto nel proprio a quello settore. Che diceva lui è un altro discorso. Una cosa poi... una cosa che a me è dispiaciuto in diverse occasioni è quello di vedere tantissimi assessori prendersi meriti per determinati lavori fatti senza mai avere la cura di ringraziare i propri dirigenti o impiegati. Cioè, alla fine, se faccio per dire
per il lavoro, ora non perché come dice Lonoce voglio parlare dei problemi di casa mia, perché il terrazzo non mi scuola, però se il problema dell'allagamento sia mai viene o risolto, se nasce uno strano parcheggio, o se viene risolto, no, parliamo delle cose risolte e delle belle figure. Quindi se l'eventuale problema dell'allagamento nella doppia curva di San Vito viene risolto, e non è l'assessore Lenoce che si deve prendere i meriti, deve dire io ho avuto una buona squadra di lavoro, ci sono i dirigenti e gli impiegati, perché solo così puoi motivare. Però, sapete com'è, la c'è la campagna elettorale, si chiamano le telecamere, si dice abbiamo inaugurato bla bla bla, abbiamo realizzato bla bla bla. La motivazione per nell'ambito del nuovo modo di lavorare, motivare i propri dirigenti e impiegati anche solo con dei complimenti, non con dei ringraziamenti economici, va bene. Perfetto. Ora ce ne andiamo in pubblicità, perché poi subito dopo vi devo sottoporrò quindi il primo scaldi muscoli cosa, perché c'è una situazione un po' strana. Lei è assessore alle politiche del lavoro, quindi le darò questo compitino, perché qui dobbiamo vedere pure i dirigenti, il ruolo dei dirigenti. Pubblicità. Bene, rieccoci qui presso il BB Albergo La Manna, stiamo parlando di amministrazione comunale tra presente e futuro. Allora, dottor Cosa, assessore allo sport e alle politiche del lavoro, voglio sottoporle una situazione rispetto alla quale vorrei degli approfondimenti in seguito e arrivare ad una risposta. Qui una signora, la signora Pinco Pallino, Maria Rossi, chiamiamola così, dipendente dei servizi integrati, che realizzano servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi, una ditta vincitrice di appalto, riceve questa lettera di contestazione. Si rileva che lei, intorno dalle ore 16 alle ore 20, presso la commessa comune di Taranto, Piazza Balia, il giorno 8 settembre 2016 alle ore 17:40, risultava assente dal suo posto di lavoro, così come segnalatoci e contestatoci dai dirigenti del comune di Taranto in sede di controllo dell'esecuzione del servizio. Si è detto, in buona sostanza, questa persona che si stava occupando di pulizie nel tratto che riguarda Piazza Ebalia, ma non solo, perché poi si estende in un'area molto ampia, tutto il lungomare fino anche a Piazza Carbonelli, le varie piazze limitrofe, non si sa come i dirigenti del comune di Taranto questo bel giorno 8 settembre si muovono e vanno a fare come delle ispezioni e non trovano questa persona. Da quello che mi consta, pare che in quel giorno 15 persone siano state non trovate sul posto di lavoro. Domanda numero 1. Nella contestazione che è firmata dalla ditta, uno si parla genericamente dei dirigenti del comune di Taranto. Allora io avrei preferito sapere il nome e il cognome. Il dirigente Tizio e Caio ha visto che la signora Maria Rossi non c'era. Numero 1. Numero 2, domanda, ma con tutto il rispetto per il lavoro dei dirigenti, ma non c'erano cose molto ma molto più importanti da fare piuttosto che giocare al gatto e al topo, no? A nascondino, nel senso che uno deve trovare l'altro, ma non sto giustificando questo. La cosa che veramente mi preoccupa è che qui queste persone che avevano i testimoni, che stavano sul posto di lavoro, come potevano essere adeguatamente controllati se stavano lavorando o bighellonando, dal momento che non stiamo parlando di un controllo in un'area limitata, specifica. Dici io faccio le pulizie a Piazza Balia, allora io vengo a Piazza Balia, so che tu stai da tale ora a tale ora, non c'eri e quindi eri assente, e giustamente faccio la lettera di contestazione. Ma stiamo parlando di una zona molto ampia che va da Piazza Balia fino a Piazza Carbonelli. E i dirigenti mica hanno il dono dell'ubiquità. Se stanno qui, non stanno lì. Una lettera di contestazione, un giorno di sospensione e quant'altro. Ora, questa persona mi ha chiamato, dice, vede che io ero presente, io ho lavorato, io ero presente, sono anche disposta penalmente ad agire nei confronti dei dirigenti, perché io quella mattina c'ero. Come si può dire che io non c'ero, dal momento che poi l'area era difficile da, tra virgolette, esplorare? E poi domanda, ma questa verifica
a mio avviso non avrebbero dovuto, se una mia opinione poi posso essere smentito, non avrebbero dovuto farli i dirigenti del comune, ma i funzionari, il direttore, i preposti della ditta vincitrice dell'appalto, perché se l'appalto lo vince la Servizi Integrati, deve essere a mio avviso il titolare o i delegati della Servizi Integrati che vanno a verificare se la signora Maria Rossi lavora o ruba lo stipendio. I dirigenti del comunità, con tutto il rispetto per quello che fanno, per il loro lavoro che è tanto da fare, ma dico, non c'erano cose più importanti da fare piuttosto che andare a verificare questo? È una domanda. Cosa? Io le darò tutto, vorrei avere una risposta. Farò la verifica del caso specifico, però è obbligo della stazione appaltante verificare la corretta esecuzione del servizio. Certo. Quindi, da cittadino prima e da amministratore dopo, dico e sottoscrivo che i dirigenti o i funzionari che hanno operato questi controlli hanno fatto bene, perché numerose sono le segnalazioni, sì, che vengono in amministrazione, dove dicono che, visto che sono riconoscibili, molte volte sono fuori dai posti, giusto, di servizio. Infatti. Ora, io non conosco il merito del controllo, come è stato effettuato. La legge consente anche, diciamo, all'utente che ha avuto, che ha ricevuto la segnalazione, non è stata, a fare la giustificazione. Sì, non è stata, quindi io il caso specifico, lo valuterò nel merito, però è bene che tutti coloro i quali lavorano nell'indotto comunale sappiano che sono soggetti a controlli, sì, anche perché oggi, vi dico di più, i cittadini sono i veri controllori, certo, che con i telefonini fanno le foto ai vari, diciamo, se io sto lavorando o sto andando al bar e ci fanno a giocare proprio i reportage in amministrazione, ecco, comunale. Quindi è proprio un obbligo, però, e chi l'hanno fatto i dirigenti a controllo. Per, ora sicuramente io, ora, no, no, io parlo sono della, certo, no, della buona io, fede, no, della, ma io parlo della modalità, dice, io sicuramente i dirigenti non hanno, io non posso, allora se l'area è limitata, dici, io sto pulendo Piazza Ebalia, io vado a Piazza Ebalia e non ti trovo, ma io ti licenzio e faccio bene a licenziarti. Ma se io sto in un'area enorme, come anche in altri casi nella Villa Peripato, signori, ma i dirigenti mica potevano avere 300 occhi di falco che andavano a vedere se la signora Maria Rossi stava, se Luigi Abbate non ci stava, se Francesco Cosa, dico nomi per dire, cioè questa è la cosa. La persona è mortificata, anche perché dice, se si crea, si prende questa piega, niente ci vuole che dall'oggi al domani, se dovessero verificarsi altre situazioni in cui ovviamente la persona non sa come difendersi, dici, io domani mattina potrei trovare pure una lettera di contestazione e un ipotetico licenziamento. Per cui poi di quei dirigenti, con tutto il rispetto, per carità, fanno bene, ma io penso che i dirigenti abbiano compiti e cose molto più grandi che andare a giocare, non giocare tra virgolette, al gatto e al topo. Io, per carità, cioè, massimo certo rispetto della per fede, no, della signora, io dico solo, io no, e io sono altrettanto voglio dire, no, interverrò, ma io sono anche convinto della buona fede dei dirigenti, per carità, però io dico, come può il dirigente controllare in un'area enorme? Allora, o è saranno stato in due, allora, o hanno spiegato l'esercito italiano, tutti i dirigenti del comune, poi i dirigenti chi? Nome e cognome, tizio e canone, i dirigenti, perché i dirigenti, quanti sono i dirigenti? Di quale settore? Di quale ambito? È facile parlare così, approfondiremo. Cosa? Anzi, magari la persona gliela porterò, se mi dà la copia, gliela darò copia e la valuteremo. Dunque, torniamo, grazie, alle cose nostre. Tommy Lucarella, altro problema di Taranto è la questione ambientale. Io ho avuto uno spiacevole episodio con il ministro Galletti, ministro dell'Ambiente, come tutti sanno. Io ho posto delle domande sulla questione ambientale, sono stato aggredito da persone che identificheremo, gettato a terra, preso a calci, perché ho detto a Galletti chiaramente cosa sta facendo questo governo per l'ambiente. Lui è venuto a tardi, ha detto, io sono venuto per, dice, qui dobbiamo salvare Livico, no, devi prima salvare Taranto. Dice Galletti, io aspetto risposte, il cittadino aspetta risposte, vuole fatti, certo che vuole fatti, ma sembrava che Galletti non fosse lui a governare ma un altro. Io prego la regia di mandare lo spezzone, questi 3 minuti, e poi parliamo di questa questione ambientale. Il video. Signor Ministro, sulla questione ambientale, questi dati terrificanti di cui si è parlato in questi giorni, cosa ci risponde? Intanto teniamo
lontano Taranto dalle polemiche politiche. No, no, parliamo di ambiente. Teniamo Taranto lontano dalle polemiche. La gente muore, i bambini muoiono. Noi dobbiamo. I dati sui bambini cosa dicono? Signor Ministro, signor Ministro, signor Ministro, risponda, anche lei, attenzione, signor Ministro, ci deve rispondere, la mortalità infantile, cosa risponde? Sulla diossina Manduria, cosa dice? Signor Ministro, l'8 marzo c'erano i figli, signor Ministro, l'8 marzo, no, signor Ministro, da signor Ministro, l'8 marzo erano stati previsti. Mi stanno bloccando. L'importante è che lei. Mi hanno buttato a terra. Non si butta. Chi è che si è permesso di buttarmi a terra? Chi mi ha buttato a terra? Chi si è permesso di buttarmi a terra? Il nostro impegno su Taranto continua in maniera forte. Io voglio tenere lontano le polemiche politiche dalla questione ambientale di Taranto, perché i tarantini meritano di più. Io guardando 10 decreti salva Ilva, si continua a morire, signor Ministro, ci risponda. Ho la consapevolezza che i cittadini di Taranto ormai alle parole non ci credono più, dopo 20-30 anni. Non credono più al governo, ai decreti. Dopo 20-30 anni di disastri ambientali credono che ormai credano solo ai fatti. Allora, quali fatti? Sull'Ilva di Taranto appare ormai chiaro a tutti che il nuovo piano di vendita mette al centro la problematica ambientale, la salvaguardia ambientale. D'altra parte, io l'ho dichiarato all'inizio, voglio salvare l'Ilva. Lei deve salvare Taranto, non l'Ilva. Voglio sembra il ministro dell'industria, non dell'ambiente, signor ministro. Grazie, ci vediamo dopo, ragazzi, non ci riesco. Stiamo facendo domande. In qualsiasi città d'Italia, non voglio fare un caso di Taranto, quel dato non può essere già il risultato degli ultimi 2 anni, è il risultato di un... Le morti improvvise di malattie cerebrovascolari, l'AIA che è stata realizzata in minima parte, lo dice l'ISPRA, risponda signor Ministro, risponda, non eluda la domanda. Basta, grazie. Non riesco a parlare. Signor Ministro, cosa ci... Guardi, lei è stato con me maleducato, io non parlo. No, lei deve rispondere sulle morti, lei deve parlare del futuro di Taranto. Ah ecco, io devo fare il signor sì. Io devo fare, o le devo fare le domande che lei gradisce, mi faccia capire. In maniera educata, risponde, lei ha detto che vuole salvare l'Ilva. Chi tira calci? Cosa sta tirando calci? Lei ha detto che vuole salvare l'Ilva, dobbiamo salvare Taranto, non l'Ilva. Non sono maleducato, sono un giornalista libero. Quando diventerà educato, mi porta sempre a me. Io non sono il suo vassallo. Bene, rieccoci, la prossima volta mi vedrò costretto, mio malgrado, a rivolgermi ai rinforzi, nel senso che dovrò servirmi di uno dei nostri sponsor, la PTE Security, che si occupa di sorveglianza e di vigilanza non armata, perché la mia incolumità deve essere garantita. La prossima volta che ci saranno episodi, situazioni ipoteticamente, presumibilmente calde, io verrò con la PTE Security, non sto scherzando, verrò veramente. Allora, Lucarella, questa questione ambientale, Taranto subisce le scelte del governo, diciamocelo. È una domanda? È certo. Cioè, è un'affermazione che merita una risposta. Senti, diciamo che Taranto non subisce nessuna scelta del governo. Io vorrei dire questo. La parola ambientalizzazione, ovviamente riconosco che è una parola molto grossa, molto difficile da dover praticare. Intanto quello che è accaduto, ho avuto modo di vedere i filmati, certamente non è gradevole, perché ad un giornalista bisogna consentire di fare il proprio mestiere. Poi può essere un giornalista d'assalto come tu, ma noi ti conosciamo bene, insomma lo fai anche con senso, forse molte volte dimostri la tua veemenza, però l'ho fatto anche con Fitto all'epoca, sì, della Di Bello, quindi nessuno mi può tacciare, l'ho fatto con tutti, insomma, quindi nessuno mi dice di destra, di sinistra, no. Lo farò anche con i grillini, quindi mi piace quello che è accaduto, e chiaramente io vorrei dire appunto
poteva anche il ministro Galletti rispondere a dovere rispetto alla questione ambientale. Il governo, per quello che ci è dato di sapere, per quello che stiamo vedendo, si sta impegnando affinché sia tutelata la benedetta storia della salute e del lavoro. Certo che io parto da un principio. Noi dobbiamo cominciare a dire che noi dobbiamo ambientalizzare e nel contempo pensare poi al lavoro, agli operai, in maniera paritaria e poi eventualmente anche alla vendita dell'Ilva, perché adesso si parla di vendita, punto e basta, e penso che il decimo decreto va in quella direzione qua, là della vendita dell'Ilva. E che però il decimo decreto serve, come tutti sanno, e quindi è innegabile, a che appunto chi è che acquista deve sapere che nell'acquisto devi garantire un ambiente salubre e che sia quanto di meglio possa esistere per i cittadini. Sulla decarbonizzazione proposta da Emiliano cosa ci dice? Io penso che noi dobbiamo cominciare a vedere i fatti reali. Sai, guarda, la decarbonizzazione ha a che fare con il gas. Noi non abbiamo il rigassificatore. Pare che il TAP arriverebbero metri cubi e metri cubi di gas attraverso la TAP nel 2022-2023. Si può preparare appunto questo discorso anche con il preridotto, ciò che viene da Piombino e via dicendo. Però cominciamo a guardare alla realtà invece odierna. Noi dobbiamo rendere devono rendere l'industria Ilva, no, a livello ambientale appetibile per la città di Taranto. Io parto da un principio, guarda, e riconosco che ci sono state certamente delle superficialità, delle mancanze, delle omissioni forse, pare, sino all'anno 2012. Quando più o meno tutti, più o meno, dico io, avevano un po' gli occhi chiusi. Poi dall'anno 2010-12 la magistratura è intervenuta, appunto la magistratura, i movimenti ambientalisti, abbiamo fatto anche le marce, se ben ti ricordi, certo, di Santa Maria, tutte queste cose qui, dove io ho partecipato personalmente, perché volevamo appunto che si parlasse più di ambiente e si eliminasse l'inquinamento. Certo che poi le cose sono cominciate a cambiare. Dispiace, lo dice uno che in famiglia ha avuto e continua ad avere morti per tumore dovute a quella causa lì. Certo che tutto ciò dispiace, perché tutto quello che abbiamo ereditato fino a quella data non possiamo più nasconderlo. Io mi auguro, e ne sono certo, e lo auspico, che da quell'anno in poi tutto possa e deve cambiare assolutamente, perché i figli, i nipoti, ma tutti quanti i cittadini devono avere un ambiente migliore. È normale che però quello che è stato malauguratamente e sfortunatamente per noi non può essere cambiato. Io sono però nella direzione che lui dice. C'è però un fatto, al di là dei decreti e tutto, c'è un dato oggettivo e obiettivo. L'ISPRA ha dichiarato, e qui mi rivolgo a Cannone, che è stata realizzata l'AIA in minima parte. Cioè, al di là delle belle parole, delle ipotesi, sta di fatto che un organo dice: signori, l'AIA si sta parlando di fare questo, di fare questo, di fare quest'altro, però quello che è stato promesso in minima parte è stato realizzato. Penso bisogna accelerare. Penso al caso più grosso, più eclatante, la mancata copertura dei parchi minerali. Cannone. Allora, io credo che adesso, per carità, si scatenerà un'altra discussione, rammetto, però credo che obiettivamente non poteva essere diversamente. Chi deve giustificare l'operato di Renzi su questa vicenda è in difficoltà, Tommy, no? Perché chiaramente ci sono stati 10 decreti, di cui l'ultimo assolutamente peggiorativo rispetto al primo, al secondo, al terzo e al nono, perché siamo arrivati addirittura alla depenalizzazione di coloro che non faranno entro i termini previsti l'ambientalizzazione, i nuovi acquirenti dell'Ilva. L'immunità per chi gestirà relativamente i reati ambientali. L'immunità penale. Allora, io vorrei che si ricordasse però una cosa fondamentale, anche rispetto a quello che diceva Francesco qualche minuto fa degli 800 milioni. Renzi non si è svegliato una mattina così, gli hanno portato il caffè a letto ed era particolarmente buono, che ha detto: sa, ma questo forse viene da Taranto, occupiamoci della città di Taranto. Non è andata così,
Signori, non è andata così. E c'è stato un effetto traumatico, cosa che non si è mai verificata in Europa, nel mondo. C'è stato il sequestro della più grande acciaieria d'Europa. Sulla base di questo evento così traumatico si sono verificati a cascata una serie di interessi sulla città di Taranto. Non è che il governo Renzi improvvisamente decide di occuparsi di Taranto. È tutta una conseguenza rispetto a questa cosa. Perché? Perché la città di Taranto è andata in forte sofferenza economica su questo. L'indotto che gira intorno all'Ilva è in una sofferenza economica indicibile. Aspettano l'indotto, gli autotrasportatori, e tu sai perfettamente di cosa sto parlando, proprio tu Tommy, aspettano pagamenti ancora del 2014. E come si può andare avanti un imprenditore se non ha pagamenti dal 2014? Qual è il polmone che si erano creati che continua e possa continuare a farli respirare? Questo è il problema serio. Allora, noi abbiamo, come diceva qualche giorno fa Chiarelli, il mio deputato, diceva, il periodo, il tempo degli annunci, signori, è finito. Questa lacerazione interna Renzi-Emiliano non fa altro che continuare a, come dire, premere, schiacciare la città di Taranto sotto questa diatriba che si sta consumando fra loro. Il decimo decreto è stato assolutamente punitivo rispetto a tutti gli altri, rispetto a tutto quello che stiamo dicendo. Le soluzioni alla fine, chiaramente ti credo, devi essere in difficoltà su questa cosa, perché tutto quello che in questi anni si è detto che si doveva fare, non si è fatto. È appena finito di dire il dottor Abbate che quali sono state le dichiarazioni ultime, che l'AIA non va avanti. Adesso noi abbiamo addirittura un'ultima decisione del sindaco che chiede alla Lorenzin cosa deve fare rispetto a questi dati che sono arrivati, che sono traumatici rispetto a chi li legge. Allora, questa è la soluzione. Oggi la conclusione è che da quando questo effetto traumatico è venuto, ad oggi nulla, nulla, nulla è stato fatto. Okay. Irene Lamanna. Ilva e turismo, è una, sembra essere una palla al piede l'Ilva. Cioè noi per carità non dobbiamo, ecco lo voglio precisare, noi non dobbiamo svilire il territorio, non dobbiamo disegnare Taranto come la città dei veleni. Taranto ha tante bellezze, c'ha il mare, c'ha le risorse naturali, c'ha la storia, c'ha l'archeologia, però non dobbiamo, parliamoci chiaro, mettere la polvere sotto il tappeto. E qui c'è un bubone. E come fai a fare turismo se ti trovi il polverino rosso? Cioè, devi nella mano, da operatrice del settore, no? Quando ha dei contatti, quando la contattano per prenotare, quando anche parla chiaramente con i clienti della sua struttura, cosa esce di Taranto? Il discorso Ilva Turismo è un discorso molto ampio. Purtroppo non è stato fatto, intanto non dobbiamo mai dimenticare di sottolineare che l'Ilva, oggi Ilva, prima era Italsider e che l'Italsider a Taranto l'hanno voluto un po' tutti i nostri posteri, i nostri predecessori. I politici l'hanno voluto i sindacati, diciamoci. Ma anche i cittadini. Ma anche i cittadini. Non dobbiamo dimenticare che l'Italsider è stato il motivo di crescita economica del territorio. E con l'Italsider sono cominciati a venire fuori, proprio perché pagati dall'Italsider negli anni 50 e non dagli imprenditori, i primi alberghi. L'industria a Taranto, come in tutto il mondo, è un settore del turismo. Il business è un settore del turismo. Il turismo stesso è un'industria. Che? Non inquinante. Assolutamente non vero. No, è questa no, il discrimine. Assolutamente non vero. Il turismo, noi ora abbiamo un problema più grosso, che è l'Ilva. Ma se non lo avessimo, alla stregua di tante altre città che vivono di turismo,
saremmo capaci di dire che il turismo inquina. Beh, che il turismo inquina. In che cosa inquina? Perché il turismo inquina perché arrivano, assolutamente no, perché gli albergatori e le industrie del turismo producono molto più inquinamento chimico, molto più inquinamento ambientale. Anche l'industria del turismo inquina, come inquina l'industria cinematografica, come inquina qualunque altro. Relativamente, altri, rispetto, cioè... È ovvio. Noi oggi vediamo il problema più grosso, se non avessimo quello, oggi staremmo parlando di un altro tipo di inquinamento. Ma comunque l'inquinamento è il filo conduttore dei problemi. Però c'è inquinamento e inquinamento, no? Di tutte le città. Quindi indubbiamente la situazione inquinamento Ilva è stata mal gestita negli ultimi 50 anni, cioè da quando è nata. Ma perché 50 anni fa, quando è nata, non si pensava potesse inquinare tanto, così come oggi non pensiamo a quanto questi possono inquinare. Lo so. Però, quindi indubbiamente va adeguata. Personalmente non ho mai avuto in 15 anni di attività ospiti, e ne ho italiani e stranieri, perché come è noto io non ospito residenti, certo. Mai nessuno che arrivando a Taranto ha parlato di Ilva, se non qualcuno che ovviamente ha seguito le varie marce su Taranto che sono state fatte da chi ha voluto fare di questo argomento non solo una sacrosanta campagna ambientalista, ma una altrettanto gloriosa campagna elettorale. Questo dipende dal soggetto, quindi, dallo spirito, se uno lo fa perché ci crede o perché ha secondi fini, dipende sempre dalla persona, esattamente. Quindi, chi specula e chi non specula. Personalmente il riscontro che posso dare in 15 anni di attività è che tutti i turisti, però dalla quando Svezia, uno sente, no, che a Taranto hanno visto, sì, e però, a Taranto, ecco, però lei comprende perfettamente che il dato scientifico, secondo cui c'è una mortalità infantile a Taranto con il 30% superiore alla media nazionale, certamente non è una cartolina per dire caro turista vieni a Taranto. Indubbiamente no, ma infatti io non ho finito di chiudere il mio discorso. Indubbiamente il teatrino che i 10, 11, 12, 15, chissà quanto si arriverà, decreti salva Ilva del governant Renzi, chiaramente non ci metteranno mai nelle condizioni di poterci vendere turisticamente anche dal punto di vista ambientale, come succede in tantissime altre nazioni. Però comparare la possibilità di crescita turistica all'Ilva è un errore in partenza. E ora ce ne andiamo in pubblicità, poi un'ultima parte, la quinta parte, con proprio quella botta e risposta, perché siamo in dirittura di arrivo. Ultima parte di Polifemo, ripartiamo da Francesco Cosa, assessore al lavoro, un altro compitino. Sta circolando voce relativamente alle ditte che operano nell'ambito del servizio di pulizia dell'AMAT, che vi sarebbe un bando, uso il condizionale, un po' particolare, in cui praticamente si punterebbe al massimo ribasso e si paventano, usiamo sempre l'ipotesi, dei momenti molto ma molto duri per i lavoratori che già prendono un tozzo di pane, che già hanno poche ore di lavoro. Se si andasse a ridurre il monte ore e quindi parallelamente le indennità, gli stipendi, altro che Taranto è una polveriera. Con l'AMAT questo discorso delle ditte di pulizia che lavorano all'interno di essa va, secondo me, disciplinato, perché già un paio d'anni fa, uno o due anni fa, ci sono state situazioni particolari. Errare umano, perseverare diabolico. Come sempre il dottor Abate è puntuale.
agli uccellini che riferiscono. No, sono degli uccellini che lavorano. Sì, 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 no, è arrivata, che hanno paura di. È arrivata, a parte gli scherzi, è arrivata proprio, se non sbaglio, ieri una comunicazione da parte dei Cobas che chiedevano un incontro a me, al sindaco, su questa vicenda. Ovviamente un bando per la pulizia degli autobus, per il quale c'è la prerogativa del presidente, quindi del CDA dell'AMAT, e quindi nelle prossime ore, perché già da domani saremo al lavoro su questa questione, cercheremo di capire con il presidente Walter Poggi come, diciamo, sta portando almeno, avanti questa, almeno questa non dico progettura. Migliorare, ma almeno garantire l'esistente, no? Cioè, altrimenti veramente poi ci troviamo la gente che è disperata, occupa il ponte, che si dà fuoco, sono cose brutte da evitare, però i drammi vanno prevenuti, no? È quello che facciamo ogni giorno, devo dire, ripeto, è una procedura che sta facendo una partecipata del comune, dove il presidente poi, al di là dell'indirizzo politico, le procedure le portano avanti tecnicamente. Ecco, però, sicuramente non... come salvaguardia delle risorse umane noi siamo al primo posto, perché no, perché poi è brutto magari di lavoro, che, ecco, che magari la gara la vince, l'azienda c'è forestiera da fare un grande lavoro, sì. che fa macelleria sociale, perché poi le ditte di fuori, ammesso che vincano, potrebbero anche ovviamente essere non sensibili alle problematiche di chi invece opera sul territorio. Cioè, d'altronde anche il discorso di AMAT e ANU, che è vero che sono due partecipate, è vero che hanno la loro autonomia, però non dimentichiamolo mai che sono comunque una, come dire, un'appendice, un'emanazione, una promanazione dell'amministrazione. Non è che il presidente dell'AMIU o il presidente dell'AMAT vengono nominati dallo Spirito Santo, evidentemente intanto vengono scelti in quanto comunque ci sono delle direttive, ci sono delle vicinanze di indirizzo rispetto all'amministrazione. Questo è, diciamo, è sacrosanto ed è anche scontato, però capite bene che se un presidente di una partecipata va a fare una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, io se però, ogni volta, diciamo, però se quella ci linea deve essere, no, l'amministrazione, sì, comunale poi, sì, a dirimere certe vicende, non è però io dico anche che giusto, se il presidente, purtroppo le subiamo, non dovete subiamo, io quello che dico, al di là, ora non mi sto riferendo a Poggi o all'AMIU o all'AMAT o a chi che sia, all'AMIU o a chi che sia, però dico in generale, quando un presidente prende una linea, a mio avviso, discordante dall'amministrazione, io, sindaco, non ti confermo. Tutto qui. Qui non si parla di linea discordante, perché si parla di rendere un servizio. Ora bisogna capire la platea storica di lavoratori impegnati e il Monteore, okay, che è stato, diciamo, ecco, valutato. Però nel capitolato di gara. Non andiamo a togliere già quei quattro soldi, non andiamo a depauperarli ulteriormente. Cannone, anche a lei darò questo compito come oppositore, come minoranza, di vigilare su questa situazione. Assolutamente, come il calcio sui maccheroni, capiti, perché io poi oltretutto ricopro la carica di presidente della commissione garanzia e controllo, quindi andremo insieme a vedere e a valutare questa situazione. La società oggi tarantina è indubbiamente in una crisi economica che non si può nascondere. Noi non più di una settimana fa ho fatto una riunione presso la mia segreteria politica con una fortissima delegazione degli operai della Dosman, che anche loro sono in una situazione economica veramente tragica, hanno un contratto per cui loro luglio e agosto per esempio non vengono stipendiati, hanno un contratto che dovevano riprendere il lavoro il primo settembre nelle scuole per pulizia e ad oggi non hanno ancora ripreso il lavoro, stanno a chi è 3 ore, 4 ore, tenga presente che a 3 ore devono anche raggiungere la provincia, Sava e compagnia varia, immaginate poi vengono a Taranto, devono pagare il parcheggio perché giustamente lo devono pagare, vedete un po', quindi la situazione economica dei lavoratori tarantini chiaramente ha una situazione, okay, che, diciamo così, deve essere valutata in maniera attenta. Questa cosa la dovevo dire a Cosmo, ma la dico anche a lì. La situazione della gestione dell'ordine pubblico a Taranto, non mi riferisco alle forze dell'ordine, anche alle forze dell'ordine, ma soprattutto all'amministrazione comunale. Assistiamo ad un abusivismo dilagante, diffuso,
capiamo i poveri cristi che devono vivere, però non è neanche bello vedere via d'Aquino, il cuore di Taranto, ridotto a che sembra Chinatown, che sembra Forcella di Napoli. Le regole vanno rispettate. Il partito di maggioranza relativo, il PD, cosa dice? Ma ho notato negli ultimi tempi che l'amministrazione comunale ha applicato un po' la regola della vigilanza, quindi dei controlli. Certamente non sono soddisfacenti, perché chiaramente io, che ci passo come te, come tutti quanti gli altri dal centro, ho noto che ci stanno sempre, poi nel momento opportuno scappano via, poi ritornano. Secondo me è un problema, così essendo del settore. Mi permetto di dire che forse c'è anche una mancanza non dipendente dall'amministrazione comunale. C'è un'azione sinergica con le altre. Manca un'azione coesa con le forze dell'ordine, forze di polizia, cioè unire veramente tutte le forze di polizia. Sì, però a questo punto, fermo restando il deficit di organico della polizia locale, però a questo punto sediamoci a tavolino con Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri e facciamo un'azione sinergica, perché qui nessuno vuole gli sceriffi, però le regole, signori cari, vanno rispettate. Sono 5-6 volte che nelle commissioni su questo argomento ho proposto sempre la stessa cosa, nel senso che più volte è venuto il responsabile della polizia locale a dirci che purtroppo loro sono in numero esiguo e non possono intervenire, e più volte rispetto a questa cosa che si perpetua ormai da diversi anni, gli dico sempre la stessa cosa: sarebbe opportuno mettere che il sindaco vada dal prefetto a dire dobbiamo assolutamente fare un'opera sinergica con varie forze dell'ordine, organizzare, perché voi, che tu per esempio che sei proprio della professione, sai perfettamente cosa si potrebbe, come si potrebbe fare, perché qui ormai siamo completamente in una città, come dire, allagata dall'abusivismo, da tutti i punti di vista, non parlo solo degli extracomunitari. Noi abbiamo ad ogni angolo di strada, abbiamo rivenditori di cose, al problema dei parcheggiatori abusivi, ma che sono diventati padroni assoluto, spadroneggiano nel centro, ma noi abbiamo, si scannano tra loro per controllare quella fetta di ma l'AMAT perde un sacco di soldi, stiamo scherzando, perde un sacco di soldi perché noi non andiamo fa a fare i controlli ed è giusto farli agli esercizi commerciali, perché la sicurezza alimentare deve essere garantita, però non si può assistere alla persona che sta col banchetto, con l'ombrellone, con l'acqua sporca e vende le cose. Ce l'abbiamo sotto il comune. Cosa? Proprio due settimane fa è stato fatto questo controllo congiunto che ha prodotto diverse sanzioni amministrative, se non mi sbaglio ha operato la Guardia di Finanza. Però poi ritorna. È stato argomento trattato in uno degli ultimi tavoli dell'Ordine della Sicurezza Pubblica e si sta attuando. Volevo solo ricordare che questo fenomeno è un fenomeno da Milano a Palermo, non deve essere tu parli degli extracomunitari, attenzione, sì, un po' in generale, anche della burocrazia. Sa cosa dice la gente? Non lo dico io, allora io lo penso e sono d'accordo. Quando c'era Cito non c'era. Ma erano altri tempi. Criticatelo come volete, non mi è piaciuta affatto la figura che ha fatto, come si è comportato da Barbara D'Urso, però con Cito il rigore, il rispetto delle regole c'era. Erano altri tempi. Che piaccia o no, sicuramente Taranto era. Non c'era l'invasione. Sicuramente è un fenomeno da debellare, è un fenomeno dove l'amministrazione comunale ha bisogno per forza di fare squadra con tutte le istituzioni. Devo dire che abbiamo ai vertici delle istituzioni grandi persone con un livello davvero importante, però, che comunque sono anche impegnati a una assidua e importante lotta anche ai livelli un po' più alti, e quindi sicuramente conoscendo le sofferenze anche che come Ministero dell'Interno, quindi le forze dell'ordine più in generale, si vivono anche sul territorio, sicuramente una risposta e un controllo del territorio c'è. Poi ci sono fenomeni dove bisogna dare delle risposte percettibili. Lei come associazione Taranto Turismo quest'estate ha collaborato con i vigili urbani, con la polizia locale per determinate situazioni di ripristino della legalità in quel di San Vito. Penso alle roulotte abbandonate, all'abusivismo, all'occupazione selvaggia di aree in Viale Ionio, in Viale del Tramonto e quant'altro. E anche per il turismo occorre la
certezza della legge. Questo per il turismo è una cosa fondamentale. Con la polizia locale e anche con la polizia di Stato e con la Guardia di Finanza, e sono ormai quasi 2 anni che lavoriamo sul territorio di San Vito per cercare di debellare ogni tipo di abusivismo che va dai, ahimè, dagli parcheggiatori abusivi durante i periodi delle cerimonie di giuramento, eventi sportivi d'estate, in Viale del Tramonto, eccetera, a abusivismi commerciali come bancarelle, che qui a San Vito non sono gli extracomunitari, o venditori ambulanti e quant'altro. Certo, c'è stato sul litorale di Viale del Tramonto e via vai gli extracomunitari, però vabbè, che non è stato tenuto sotto controllo. San Vito, per determinati aspetti, sia pure un piccolo quartiere, è stato d'esempio che quando il coordinamento delle forze dell'ordine va messo a punto e si coordina in maniera unite, efficace, durante le cerimonie dei giuramenti della Marina Militare non si vede più un parcheggiatore abusivo. Quindi questo è da riconoscere al lavoro coordinato della Polizia Locale, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Forse però, ora, a prescindere, in certi casi che piacciono, non mi sto riferendo, è un esempio questo territorio da prendere, vuole, per gli altri la figura del sindaco che io disegno e auspico è un sindaco, non un sceriffo, perché è una persona, un sindaco colto, sindaco per bene, per carità, ma anche decisionista, che quando c'è da prendere una decisione secondo legge, dura, impopolare, ma va presa, bisogna avere gli attributi. Bene, è tutto per questa puntata. Ringraziamo il dottor Toni Cannone, consigliere comunale dei Conservatori e Riformisti. Ringraziamo il dottor Tommy Lucarella, segretario cittadino di Taranto del PD. Il dottor Francesco Cosa, assessore alle politiche del lavoro e allo sport del Comune di Taranto. Peccato che hanno cacciato Papagni, io l'avevo tenuto. E, vedete, parlo anche del Taranto, non solo della mia Juve. Ringrazia Prosperi. Auguri a Prosperi, è giovane, però speriamo bene, auguriamogli buon lavoro. Sappiamo che Prosperi non è juventino. Non ha importanza. È interista. Fatti suoi. Vuol soffrire, povero lui. Ringraziamo Irene Lamanna, presidente dell'Associazione Taranto Turismo. Beh, ci ospita in questa bella struttura. Ora noi ci salutiamo, ci vedremo se lo vorrà Dio, ma penso di sì, non penso che ci punirà, venerdì prossimo, stessa ora, fanno i debiti scongiuri, ora al di là della battuta, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 78 del digitale terrestre Delta TV, e non dimenticatelo mai, non è venerdì se non c'è Polifemo, l'informazione libera della città. Buonasera.